La formula magica del sesso da millenni è attrazione più ostacoli uguale eccitazione. Ma quando restano solo gli ostacoli, forse è meglio lasciar perdere. O fare un podcast sul sesso. Qualcuno doveva entrare nell'orrore del sesso contemporaneo per dirvi che, dopo aver ascoltato questo podcast, la vostra vita sessuale non sarà più la stessa. Sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama È solo sesso. Si fa una canna prima di fare sesso, tutte le volte. A lui questa cosa non piace. Perché ti devi estraniare per fare sesso con me? Fare sesso con me è un'esperienza così brutta che hai bisogno di una sostanza per accettare l'idea? Risponde che serve per lasciarsi andare. Lui non ci crede. E fa bene. Effettivamente il sesso certe volte è talmente terribile che una canna ti permette di non scoppiare in un pianto ininterrotto. Ma c'è chi fa di più. Chi si sballa con gli psichedelici. Abbiamo sentito le nostre anime intrecciarsi. Ci siamo resi conto che eravamo compagni cosmici. Abbiamo mangiato i nostri snack preferiti, ascoltato The Dark Side of the Moon, mentre fissavamo il soffitto che all'improvviso è iniziato a scoppiare come popcorn. È stata la notte più bella della mia vita. Abbiamo sentito fili di energia che ci legano insieme. Queste frasi possono sembrare inquietanti e sinistre, e lo sono. Ma sono frasi pronunciate con le lacrime agli occhi da coppie appena uscite da una seduta sotto psilocibina. Psilocibina. Sostanza prodotta da un fungo marrone. È stata usata per centinaia di anni come sacramento dalle popolazioni indigene dell'America centrale. Oggi lo usano fichetti bianchi della Silicon Valley. Sono appena arrivato in un ritiro per coppie che vogliono fare sedute con gli psichedelici. Vedo una serie di bungalow sulla spiaggia. Ci sono dei falò spenti con piccoli oggetti che sembrano dei talismani o delle ancore per restare attaccati alla realtà. Tutto intorno coriandoli luccicanti, tipo quelli che si sparano quando uno si laurea. Qui li avranno sparati al raggiungimento dell'orgasmo cosmico collettivo. Anche senza vedere Midsommar, i retreat si configurano come dei film horror per definizione. A differenza del film di Ari Aster, però, nei ritiri reali non c'è la parte più divertente e sfrenata. Fiori recisi su ogni centimetro del tuo corpo, sangue su capelli biondissimi e rituali con capretti. C'è invece tanta consapevolezza di sé, tanta natura spirituale delle cose e tanto avocado importato. Come ogni viaggio, per il trip psichedelico l'ambientazione è fondamentale. Un posto in cui puoi sentirti a tuo agio è l'ideale. Con l'aumento delle percezioni sensoriali causate dal trip, anche il tuo letto potrebbe assumere una dimensione completamente nuova. Potrebbe diventare un'oasi di pace o di terrore. Qui l'ambientazione sembra quella di un centro sociale occupato. E tutti sembrano essere perfettamente a loro agio. Coppie che si tengono per mano, si guardano negli occhi intensamente, si accarezzano i capelli in modo rallentato. È un'immagine commovente. Lo è proprio perché nella realtà, senza 2,5 grammi di funghetti che scorrono nelle loro vene, nei loro nervi, probabilmente si prenderebbero a cazzotti in faccia. Sembra di essere nel 68, ma siamo nel 2023. Queste sedute di coppia a base di psichedelici si collocano nel più generale rinascimento psichedelico che stiamo vivendo dai primi anni 2000. Si tratta della riscoperta, da parte della comunità scientifica, del potenziale terapeutico delle sostanze psichedeliche. Sono usati come forma di trattamento per diversi malesseri, dal disturbo da stress post-traumatico all'ansia alla terapia di coppia. L'ascesa del benessere psichedelico ha portato alcune coppie, invece di andare a fare la buona vecchia terapia su un divano infeltrito con un analista in cravatta, a sperimentare insieme le sostanze psicoattive, con un santone in pareo, per frenare le inibizioni
affrontare problemi profondi o cambiare il modo in cui percepiscono la realtà. Stai con un bugiardo patologico? Bene, prendi l'LSD e te lo scorderai. Diventerà ai tuoi occhi l'uomo più trasparente del mondo. C'è chi condivide la propria fantasia di doppia penetrazione. Chi non si fa problemi a dire al proprio partner, davanti a tutti, che il suo pene non è abbastanza duro per i suoi gusti. Sembra che i problemi, quando sei sotto effetto, siano vissuti come universali. Il mio problema è anche un tuo problema. È il di tutti. Tutti abbiamo all'improvviso fantasie di doppia penetrazione e un pene non abbastanza duro. Ed è quello che si può leggere anche nei paper scientifici. Medici che in mezzo a formule chimiche scrivono cose come mandala, anima cosmica e aura energetica. In qualche modo gli psichedelici stanno costringendo la scienza a dialogare con la mistica, a far incontrare la loro costruzione chimica e le loro proprietà mistiche, che permettono a chi li assume di vedere le cose da una diversa prospettiva, meno personale e più universale. Timothy Leary, nel 1966, in un'intervista a Playboy disse che l'LSD è il più potente afrodisiaco mai scoperto. A vedere le coppie in questo retreat non si direbbe. Sono pochi quelli che vogliono mettere in atto, tra una vomitata e l'altra, le fantasie che raccontano. Oltre a entrare in uno scenario distopico, quando si fa sesso sotto psichedelici bisogna aspettarsi l'inaspettato. Potreste sperimentare una totale morte dell'ego mentre raggiungete l'orgasmo, che pare sia una sensazione in cui la mente viene messa in contatto più direttamente e intensamente con il mondo, producendo un profondo senso di connessione e sconfinatezza. Non so a quanti piacerebbe provare questa connessione con la sconfinatezza del mondo mentre sta avvenendo. Già è difficile entrare in connessione con la persona che ti sta sotto. Farlo con il mondo nel tuo letto, con gli astri, i pianeti, l'infinito, potrebbe provocare una crisi di panico d'alto impatto emotivo. L'unica cosa che penso di aver sperimentato di lontanamente vicino a quello che ho potuto vedere in questo retreat è la sensazione che ho quando a casa metto musica di sottofondo o l'audio della TV per azzerare i miei pensieri, concentrarmi e costruirmi un bozzolo protettivo. Certo è gratis, non si fa in due, è vagamente antisociale, ma è anche una misura di sopravvivenza efficace. Una delle parole più usate qui è mood. Mod. Viene dalle nebbie dell'inglese antico. Prima significava sia stato emotivo temporaneo, che è una certa vitalità umana, qualcosa di simile allo spirito. Nel tempo il primo utilizzo è diventato dominante. Per Heidegger il mood aveva un significato mistico. Il modo in cui il mondo si rivela a noi, una specie di spirito delle cose. Qui nel retreat siamo lontani dalla filosofia heideggeriana. Al massimo urlano in modo scomposto: nessuno deve interferire con il mio cazzo di mood. Usano anche degli aggeggi che dovrebbero registrare il cambiamento dei sentimenti. Sono delle pietre o cristalli liquidi che se sei arrabbiato diventano neri, eccitato gialli, pensieroso azzurri. Io sono abbastanza convinta che il cambio di colore dipenda dalla temperatura del corpo. Ma questa cosa kitsch rivela il forte desiderio di vedere i nostri stati d'animo proiettati in una sorta di forma esterna, oggettiva, per capirli meglio, addomesticarli e condividerli. Questa opera di unione e connessione nel retreat comunque costa ben 2.000 euro al giorno, più extra. Seminari per ritrovare la saggezza femminile che si è persa nel tempo, non si sa bene quando e dove, 500 euro l'uno. Massaggio ayurvedico a più mani, essere toccati da più mani tipo 8 e più angosciante del sacrificio dei capri, 200 euro. Cerimonie di iniziazione alla sessualità affumicati da incenso e palo santo, 150 euro. Ogni azione scandita dal gong che diventa una specie di martello ipnotico che ti fa uscire di testa. Analista quando torni a casa, altre 100 euro. Spendere soldi per lo spirito, questo è il vero lusso. Ed è anche un lusso etico, perché è un automiglioramento. Lo stai facendo per il tuo benessere, ti stai prendendo cura di te. Una cura fisica, emotiva e spirituale. Mi piacerebbe che questa gita nelle praterie dell'anima multicolor avesse un finale dolce e romantico. Vorrei poter abbassare lo sguardo timidamente verso i miei piedi nudi e dire che la mia avventura nella psichedelia ha cambiato la mia idea di sessualità.
che la prossima volta che farò sesso mi prenderò del tempo per ludare l'altro, trovare una connessione astrale inalando ogni centimetro del suo corpo finché non inarcherò la schiena verso il cielo e toccherò le stelle. Invece no, non succederà. Era il 40° compleanno di una mia amica storica. Eravamo una compagnia di un po' di ragazzi e abbiamo deciso di affittare una casa. Una casa in campagna. È stata una delle serate più belle e soprattutto più psichedeliche della mia vita. Infatti tutti abbiamo preso l'MDMA e era bellissimo perché ci amavamo tutti, ci toccavamo tutti, anche gente che magari non si era mai rivolta una parola o comunque gente che non ha un gran feeling, ed è stato bellissimo. Che dire, beati voi, viva l'amore. Io già se sono in un luogo chiuso con più di 5 persone mi viene un attacco d'ansia. Pensa cosa potrebbe succedermi in una casa sperduta in campagna con tante persone fuori controllo che si toccano a vicenda. Andare in un retreat pieno di medici e psicologi che ti iniettano psilocibina insieme a fiale di vitamine, che ti monitorano tutto il tempo senza perderti mai d'occhio, è porno. Andare in un retreat sulla spiaggia, prendere psichedelici intorno a un falò e vomitarli addosso al tuo vicino è non porno. Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva. Quindi mandatemi presto le vostre storie, domande, confessioni e paranoie in DM sul mio profilo Instagram oppure al 340-2336-742. E io ne commenterò alcune nella prossima puntata, che parlerà di poligamia. E Solo Sesso è una serie di Valeria Montebello prodotta da Cora Media. Supervisione editoriale di Stefano Bises. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Sound design di Luca Micheli. Realizzata con la collaborazione di Silvia Righini. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Producer Matteo Scelsa. In redazione Francesca Abruzzese. Fonico di studio Lucrezia Marcelli.